varie testate, pubblicata se non sbaglio l'anno scorso, 2 anni fa, parlava di una rivoluzione gentile. Questo libro si chiama Una rivoluzione gentile. Che cosa significa? Significa che le rivoluzioni normalmente sono associate alla violenza, alla guerra, allo spargimento di sangue. Noi invece pensiamo, insieme alla Paraini ed insieme a Cinzia Cicolella, che ho il piacere di avere con voi oggi, che i cambiamenti possono essere anche cambiamenti, e debbano essere cambiamenti delle coscienze, cambiamenti di sensibilità, che poi diventano anche azioni di cambiamento. Allora questo è veramente il simbolo con il quale, come biblioteca, insieme a Cinzia Cicolella, che ringrazio ancora, organizzatrice della meravigliosa mostra mercato Rose, Orti e Giardini, che poggia l'onore di ospitare ormai da 2 anni, crediamo che il cambiamento possa partire da piccoli gesti. Ripeto, sono 2 alberi meravigliosi, ma sono soprattutto il simbolo e l'esempio che è necessario combattere quella che è la battaglia del genere umano per i prossimi decenni, quella contro per l'ambiente e contro il riscaldamento climatico. Proprio questa settimana mi è capitato di inaugurare un progetto con una scuola elementare e media, con un istituto comprensivo, sui temi della salvaguardia ambientale, e parlando con i bambini abbiamo chiesto se loro fossero a conoscenza del riscaldamento globale, qualcuno sì, qualcuno no. E poi abbiamo fatto un esempio molto semplice, perché qualcuno dice, vabbè, riscaldamento globale, meglio facciamo il bagno fino a novembre, oppure che volete che sia, 1 o 2 gradi in più non cambia tanto. Ma se noi pensiamo che il nostro pianeta è un organismo vivente, è un corpo, come ci sentiamo noi con 1 o 2 gradi in più rispetto alla nostra temperatura? Non stiamo bene. E la stessa cosa è per il nostro pianeta. Gli studiosi dicono che se anche cominciassimo da oggi a non emettere più anidride carbonica non sarebbe sufficiente, perché bisogna invertire la tendenza anche e soprattutto riempendo le nostre città di verde. Un grande studioso, Stefano Mancuso, parla della nazione delle piante. Noi vogliamo città delle piante, scuole delle piante, case delle piante e biblioteche e luoghi della cultura pieni di verde e pieni di piante. E quindi io ringrazio davvero di cuore, a nome mio e di tutta la biblioteca, ma di tutta la città, Rosa Cicolella, per darci, Rose Orti e Giardini e la manifestazione, Cinzia Cicolella, per averci dato questa possibilità oggi. E quindi lascio a lei la parola. Grazie. Grazie a te. Io ringrazio voi, ringrazio la dottoressa Berardi, con la quale ormai ho stabilito un rapporto affettuoso. Sono molto felice perché è una donna straordinaria e gestisce la biblioteca in maniera veramente con una professionalità straordinaria, con grandissimo impegno, ed è una donna veramente di una cultura estrema e di un'apertura mentale che è la cosa più fondamentale per noi della città di Foggia. Cosa dire? Il mio desiderio, quando ho iniziato a pensare a Rose Orti Giardini, ho detto voglio fare qualcosa per la mia città e voglio lasciare un ricordo mio, ovviamente, attraverso Rose Orti Giardini. Per cui quando ci siamo incontrate l'anno scorso e ci siamo subito intese, ho sentito proprio un trasporto e ho pensato: Gabriella, desidero regalarti ogni anno un albero che possa rimanere negli anni, e quando io non ci sarò più comunque lui continuerà a crescere. Per cui penso che sia, che questo mio desiderio, se non succede niente, continuerà e si porterà a termine. Dunque, allora, che alberi vi piacciono? Allora, hanno pensato alberi, un albero da frutta, un limone. Ho pensato, mi sono informata, questo limone era una buona idea, però ho detto, perché non dei frutti antichi? Non riportiamo a galla dei frutti antichi che oggi sono molto di moda e si sta
portando alla conoscenza anche dei giovani e delle attuali delle generazioni attuali queste ricchezze della nostra terra. Quindi cosa ho fatto? Ho chiamato Spinelli, dei vivai Spinelli di San Michele, che è un mio espositore ormai fedele, perché viene è venuto il primo, la seconda edizione, adesso verrà l'anno 21. Ho detto: Vito, tu che sei specializzato, vorrei fare questo regalo. E allora abbiamo pensato un sorbo, che è veramente un albero straordinario, e anche un nespolo del Giappone. Dunque, gli alberi sono arrivati e oggi li piantiamo. Simbolicamente Gabriella Berardi, direttrice della biblioteca, e io, Cinzia Cicolella, organizzatrice e ideatrice di Rose Orti Giardini. Quindi Rose Orti Giardini oggi inizia a creare un giardino delle meraviglie, perché questo è il nome che vorremmo dare al nostro giardino. Grazie. Diranno se il lavoro è fatto bene, spero di non aver rovinato tutto quello che avete fatto da stamattina. Rifacciamo da capo. Va bene, va bene. Può andar bene? Ecco, poi non so se bisogna. Sì, no, poi lo costipiamo noi. Insieme a questi due bellissimi alberi che vedrete crescere tutte le volte che verremo tutti noi ad ascoltare le bellissime conferenze e musica che ci offrono, che la biblioteca offre gratuitamente, e questa è una cosa meravigliosa, alla popolazione, ci sono altre due piante, sono due piante di idrangea che ora le vedrete chiaramente in situazione autunnale, per cui non vi rendete conto di che cosa saranno, ma sono due specie magnifiche e quindi in primavera, quando passerete, le metteremo all'ingresso in modo tale che voi avrete il piacere di vedere queste bellissime piante fiorite, e quindi andiamo ad abbellire anche noi.